Children of Bodom sono un gruppo melodic death metal finlandese affermatisi negli anni 90. Originaria della città di Espoo, la band si affacciò sulla scena musicale con il nome di Innerthed, cambiando il nome in Children of Bodom per poter cambiare etichetta discografica e avere così più possibilità di successo. L'idea funzionò, infatti Children of Bodom sono una delle band metal con maggior successo al mondo. Ma non vogliamo parlare di questa band, ci concentreremo sul loro nome, che purtroppo non è frutto di fantasia. Vi parleremo del misterioso massacro del lago di Bodom. La nostra storia è ambientata nella fredda Finlandia, per la precisione ad Espoo, grossa città vicino a un grande lago, Bodom. Il 5 giugno 1960, il lago di Bodom è stato lo scenario di un nefasto evento. Quattro ragazzi, Nils Gustafsson, Seppo Boisman, Tuliki Maki e Irmeli Björklund, stavano campeggiando tranquilli sulle rive del lago, quando improvvisamente si è avvicinato al fuoco uno sconosciuto che li ha aggrediti uno ad uno con un grosso coltello. Gustafsson è stato l'unico sopravvissuto. Ancora oggi il fatto è avvolto dal mistero. Non si conoscono né le cause né l'autore dell'insano gesto. Le indagini hanno visto come indagato lo stesso Gustafsson. Non quadrava molto il suo racconto. Nel 2004, dopo ben 44 anni di indagini, Gustafsson è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso i suoi amici, nonché la sua ragazza, Irmeli. L'accusa si basava sulle ferite poco profonde di Gustafsson, rinforzate dai test del DNA. Ma c'è di più. Irmeli è stata l'unica vittima che ha subito coltellate anche dopo la morte. Questa è la ricostruzione degli investigatori. Gustafsson, in preda ad un attacco di gelosia, uccide i due amici e Irmeli, accanendosi sul cadavere di quest'ultima. Nel 2005, Gustafsson è stato assolto da ogni accusa. All'uomo è spettato anche un cospicuo risarcimento per le sofferenze patite durante l'intera indagine. Ma il mistero non è solo dovuto al racconto di Gustafsson. Ci sono stati altri eventi, altri fatti alquanto strani, che hanno incrementato l'orrore verso il lago di Bodom. Nel 2003, un medico finlandese ha raccontato di un evento bizzarro accaduto nel 1960. Un uomo tedesco, tale Hans Hassmann, si è recato in ospedale a causa di strane ferite proprio qualche giorno dopo il massacro. Quest'uomo, successivamente, è stato segnalato come appartenente alla Stasi, ovvero i servizi segreti della Germania dell'Est. Infatti, questa sua appartenenza avrebbe generato l'insabbiamento per motivi politici del suo misfatto, anche se sembra che nel 1997, in punto di morte, Hans Hassmann abbia confessato il massacro ad un giornalista finlandese, ma al riguardo non c'è nulla di certo. Un altro fatto incredibile è avvenuto nel 1972, quando un uomo morto suicida ha rivelato prima di morire di essere stato lui l'autore del massacro. Stiamo parlando di Valdemar Gilström. Valdemar gestiva un chiosco di limonate nei dintorni del lago Bodom, nel periodo degli omicidi, e non era un segreto che avesse avuto gravi screzi con i campeggiatori. L'uomo, prima di commettere l'insano gesto e completamente ubriaco, ha confidato a un amico di averli uccisi, per poi buttarsi nel lago ed annegare. Nelle indagini, l'uomo non è mai stato accusato al riguardo. Infatti la moglie di Valdemar ha affermato che era con lei quella notte, dandogli un alibi. Successivamente però, si è scoperto che, mentre Valdemar era ancora in vita, aveva minacciato la moglie, dicendole che se avesse rivelato a qualcuno la verità sugli omicidi, le avrebbe tolto la vita. Nessuno ha però mai trovato l'arma del delitto, nonostante il terreno di Valdemar fosse stato setacciato in lungo e in largo. Quindi non è possibile costruire contro Valdemar Gilström una solida accusa. Qualunque sia la verità, non la sapremo mai purtroppo. Il lago di Bodom sarà sempre ricordato per questo terribile fatto e nelle sue acque gelide sarà sempre celata la verità. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E mettete anche un mi piace sulla nostra pagina Facebook, Cassandra in soffitta. Per continuare a seguire questi strani video su strani eventi del mondo.